c'è niente, non abbiamo niente di cui parlare, quindi è importante rimanere il più possibile in silenzio. Spieghiamo un attimo come organizzare la riunione in maniera tale da non avere problemi. Sta girando un primo foglio con i punti all'ordine del giorno e chi vuole può lasciare insomma la presenza giusto per contarci. Abbiamo Riccardo e Alfonso qui che abbiamo deciso diciamo durante l'ultima riunione, penso molti di voi già c'erano, che sarebbe stato il primo punto all'ordine del giorno di quest'altra, e quindi il primo punto sarà appunto ascoltare diciamo quello che lui ha da dirci, e poi direi possiamo lasciare una seconda parte per delle domande che se insomma ci iscriviamo a parlare, Veda che sta là, raccoglie le persone che vogliono parlare, così cercando di essere stretti, insomma di non dilungarci ogni volta, magari se poi sarà necessario vediamo insomma di dare un tempo nel corso della riunione. Il secondo punto che è stato deciso sempre sul Meetup è avviare un po' la discussione e aggiornare quello che poi sono stati i primi incontri che sono andati sul programma nazionale. È un'esigenza che molti hanno sentito e decidere insomma come muoversi, organizzare prossimi incontri proprio specifici per parlare di quello. E come terzo punto c'è lo chef, penso che molti lo conoscono, comunque Luca dopo insomma sta là per spiegare insomma delle domande. Alla fine insomma doveva essere all'inizio però anche un intervento di Mariano, che è il nostro Mariano Peruso, il nostro consigliere, il nostro rappresentante nelle istituzioni, e quindi è bene insomma che sappiamo tutti insomma cosa sta facendo. Quindi possiamo iniziare, iniziamo da subito, perché tanto partiamo così. E allora che rimbomba. E chi deve parlare? Che la Veda che allora io sono molto, l'unica cosa che se magari c'è un po' d'acqua perché però c'è il punto io difficili, sono molto complessi,
però è, esiste, una soluzione tecnica esiste, e la realtà è che gli interessi della politica ieri e di oggi non permettono, non hanno permesso di affrontare e risolvere questo problema. Quindi la mia, grazie, quindi la mia amarezza, diciamo, è stata moltissima, perché appunto io mi rendo conto, io sono sicuro che appunto una serie di difficoltà siano affrontabili, siano superabili, ma in realtà non c'è stata la volontà politica, per le ragioni che poi dirò, per affrontarle e per superarle. E quindi credo che sia necessario, credo che sia indispensabile, ancor più lo è dopo l'approvazione dell'altro ieri del decreto Monti sul salva comune, cosiddetto salva comune, ancor più è necessario, indispensabile, come dire, mettere a fattor comune, cioè mettere insieme tutte quelle forze positive che ci sono nella città, nella regione, diciamo in generale, nel mezzogiorno, per cercare di affrontare i problemi, perché questi problemi e queste difficoltà in cui noi andremo a dibattere diventeranno ancora più grandi. Quindi la mia necessità è quella di continuare, perché ho un brutto carattere, a battermi per la risoluzione di questi problemi e contro gli interessi che bloccano la soluzione di questi problemi, ma naturalmente sono una persona sola, e invece credo che tutte le forze politiche, intellettuali, culturali che ci sono nella città, che ci sono, diciamo, nel nostro territorio, debbano in qualche maniera confrontarsi, perché è necessario invece far sentire una voce diversa, far sentire una voce diversa, e quindi cercare di affrontare e di risolvere i problemi di cui parlo. Allora, come andrà? Perché prima di fare un po' una storia, poi mi direte voi, io vorrei nemmeno, non so quanto tempo è il caso di parlare, però fondamentalmente, come dire, prima di entrare nella, un po' nella storia, forse la cosa più semplice è narrare la storia di questa esperienza con Luigi De Magistris dal mio punto di vista, diciamo, come l'ho vissuta, molto semplicemente. Però prima di dire questo vorrei dire che proprio sul piano macro io sono, come dire, profondamente ferito da questa esperienza, perché quando io sono diventato, anche per la sua grande differenza con quella con la Giunta di Arbolino, perché quando io sono diventato assessore della Giunta di Arbolino, io ero uno che scriveva già da anni su vari voti, diciamo, non ha importanza, articoli anche molto critici verso il sistema bassoliano, il sistema iergoliniano, io diventai assessore perché da Iergolino, dopo che è successo cose molto gravi, forse qualcuno le ricorderà, quattro assessori arrestati, uno che si era suicidato, e poi dimentichiamo tutto, e mi disse: io voglio completamente cambiare pagina, ho deciso di rompere completamente con il passato, a questo punto voglio le forze nuove, forze fresche, e quindi ti voglio dare carta bianca per fare le cose che tu dici. Allora, di fronte a queste assicurazioni di altri, anche di altri politici che erano intorno a lei, io ci provavo, poi le cose sono andate, ripeto, non voglio qui ricostruire quell'esperienza, però, come dire, non è che io fossi partito proprio, cioè ero partito, diciamo, cioè, vediamo se veramente mi fanno fare quello che dico, no? Quindi in qualche maniera c'era una parte di me che era appunto, che era restata scettica. Ho pensato di dire le cose alla città, di scrivere come sono andate le cose, ci sono anche, diciamo, delle vicende che seguono, recenti, e che seguiranno ancora, ma insomma quella è un'esperienza chiusa. Per me fu, come dire, un'esperienza molto difficile, perché a un certo punto io mi trovai contro tutto il resto della giunta sostanzialmente, quindi andai a un certo punto a dimettere, ma fu un'esperienza, come dire, nella quale non è che ci avessimo solo il cuore. Invece in questa esperienza dei Magistris le cose sono andate in modo ben diverso. Io conobbi dei Magistris quando gli ultimi giorni dell'assessorato del 2009 con Iergolino, mi ricordo ancora a Barca Arrius, e lui, quando io mi dimisi, ci fu subito un'intesa, una riunione di punti di vista. Quando io mi dimisi, mi fece un comunicato stampa a mio sostegno, quindi poi ci continuavamo a vedere, e all'inizio dell'anno scorso, quando si cominciò a discutere della candidatura al sindaco di Luigi De Magistris, io fui proprio il primo che ci credette. Io fui il primo che ci credette e, come dire, lo incoraggiai in questa direzione e gli feci da maestro
nel senso di spiegare che cos'era il comune di Napoli, perché lui aveva vissuto a Catanzaro tanti anni, poi andò a fare il parlamentare europeo, quali erano i problemi, ieri mio libro lo istruì a riguardo, nel senso di spiegare la situazione del comune era difficilissima, qual era la situazione del bilancio, il vero problema, però tutti i problemi, quello economico, dell'organizzazione della macchina comunale, dell'organizzazione delle società partecipate, nel modo in cui queste società partecipate nel passato non sono stati centri di clientela, cioè non strutture efficienti finalizzate a produrre servizi di qualità e a basso costo ai cittadini, ma strutture organizzate per fare cortesie, far crescere più secondo di questo quel partito, peggio ancora, di questo quella corrente, di questo quel politico, all'interno c'erano i politici che controllavano la società, uno, questo era. Allora gli feci questo quadro, diciamo così, e quindi e l'ho guidato, diciamo, in buona parte del suo percorso. Perché io ho scritto il programma di economia della giunta, dell'elettorato, perché lo invitai a prima manifestazione pubblica che era proprio la presentazione del mio libro, perché feci la prima intervista, diciamo, peso in suo sostegno, perché scrissi, perché l'ho scritto io, l'appello degli intellettuali a sostegno di Luigi De Magistris, Fronte Magari, Dario Fo, Cancarani, Cavalli, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, io ebbene anche il mondo che facevo qui, no, non liberamente, in altra sede, ma un po' così. Io ho convinto in quella circostanza perché lui era molto scettico sulla possibilità di conquistare, diciamo, il Movimento 5 Stelle, però questo ci dobbiamo provare e venimo insieme, infatti sono stati un intervento insieme, forse qualcuno o quasi tutti di voi lo ricorderanno, perché appunto intervenimo insieme in quella circostanza nel tentativo di creare una unione che potesse portarlo politica, unione di forze, di movimenti e di partiti che potesse portarlo a diventare sindaco. Ora, potrei anche continuare, perché ci sono consigli comunali che ho messo io nelle liste di Magistris, perché ho convinto io Gerardo Marotta a mandare al cinema lì il giorno della prima presentazione pubblica della candidatura, eccetera, eccetera, eccetera. Ora il punto qual è? Il punto è che nel momento in cui noi diventammo la giunta dei Magistris, no, io fui l'unico nominato prima della vittoria in campagna elettorale, assessore, e quindi cominciai a pensare a lavorare al bilancio subito il giorno dopo che Luigi inizia le elezioni. 10 giorni prima di diventare assessore, chiamai allo studio di via Roma di Luigi, alcuni dirigenti del comune, chiaramente è in materia mia, quindi sapevo che chiamavo, convocai, feci già, avevo già il quadro, e infatti lui ha approvato il bilancio di elezione di giunta dopo nemmeno 15 giorni dalla fine della è una cosa di un grande equilibrio che ci mette probabilmente 3-4 mesi a pensare, semplicemente perché conosce la realtà dei conti e comincia a lavorare su quello. Il punto però qual è? Il punto è che noi avevamo immediatamente conflitto, subito, avevamo immediatamente conflitto, io ebbi sostegno anche di alcuni assessori della giunta, perché immediatamente io inizio a vedere che allora a questo punto noi dobbiamo fare le cose che abbiamo detto. Cioè dobbiamo fare una serie di azioni di lotta molto forte all'evasione, di riorganizzazione della macchina comunale, del sistema delle società partecipate, dobbiamo agire anche sulle tariffe di servizi a domanda individuale, anche sui controlli, perché faccio un esempio, che è quello, non so, delle mense scolastiche, se voi sapete il fatto che per esempio per avere accedere alle tariffe agevolate i cittadini fanno domanda e dichiarano che loro hanno un certo reddito, non ci sono mai stati controlli. Ora gli anzi non sono mai controllato nulla, tanto fare un esempio. Allora gli dissi dobbiamo fare tutte queste cose, riorganizzare la macchina comunale, gli orari degli uffici, controllare certe cose, dismettere alcune partecipate al nostro pezzo, ma tutta una serie di cose che erano in relazione, diciamo, di risanamento che gli avevo indicato nella campagna elettorale. Perché l'alternativa è più semplice, l'alternativa è più semplice, siccome già lui non pagava i stipendi di ritardo, pensate già lui, già lui non avevamo solo per pagare i stipendi, pagavamo tanto. Quindi l'alternativa è tra queste due cose. Il problema è che subito ci fu subito un conflitto perché fondamentalmente queste misure erano misure che interrompevano dal suo punto di vista una sorta di relazione sentimentale con il popolo che lo aveva eletto.
fare queste cose dobbiamo fare un'operazione di verità sul bilancio, dire le responsabilità evidentemente della giunta precedente e fare quello che serve, perché se noi non facciamo questo non riusciremo a far partire i servizi in città, non riusciremo a avere i soldi per aggiustare la strada, non riusciremo finalmente a far lavorare la SIA come si deve, non riusciremo a far lavorare le società partecipate, per esempio che si occupano della cura del verde in misura adeguata, cioè noi non riusciamo a fare niente se noi non aggrediamo questi che sono questi sistemi clientelari, che sono società partecipate, e se noi organizziamo profondamente. Il problema è che purtroppo, di fronte, potrei fare tantissimi esempi, però forse conviene, almeno per il momento, poi se volete, vedete, possiamo entrare in più dettagli successivamente. Il problema è che ci fu subito uno scontro perché appunto queste azioni erano ritenute azioni complesse, perché fare per esempio controllare il lavoro delle società partecipate in misura maggiore significava magari scontentare quella fascia di lavoratori, mettersi contro quel sindacato, oppure stringere e tagliare ancora di più una serie di spese all'interno del comune, come per esempio quelle dei dirigenti a contratto, significava scontentare ancora una volta una serie di interessi e così via. La lotta all'evasione era un'altra cosa sulla quale io e Nando ci spingevamo moltissimo, facevamo un programma per la lotta all'evasione a costo zero, cioè spostando lavoratori del comune in questa task force, ma non è stata mai partita realmente, perché anche quella era una cosa che era un accanimento contro i cittadini che non era opportuno. Quindi noi avevamo subito uno scontro, perché rispetto a questa linea di rigore, che non è una linea di rigore alla Monti, perché io sono, forse alcuni di voi sanno, assolutamente critico del rigore inteso in questo modo, del rigore inteso come austerità, del rigore inteso come politiche alla Monti, ma piuttosto si trattava di rigore nel senso di far funzionare la città di un'amministrazione, di esigere qualità del lavoro, produttività, organizzazioni efficienti e così via. Quindi avevo immediatamente uno scontro e per questa ragione, visto immediatamente il quadro che si venne a creare, io lo misi immediatamente in difficoltà. In che senso? Nel senso che io feci fare una due diligence sui conti, che cominciò a luglio subito, dopo 20 giorni dal nostro insediamento, finì alla fine di agosto, che c'è ancora, che ho anche qui con me, e che dimostra esattamente quale fosse il quadro dei conti. Quello di cui oggi parliamo comunque sul conto del dissesto. E successivamente, subito dopo, gli fece avere sempre via protocollata un documento di circa 40 pagine in cui c'erano tutta una serie di proposte, tecnicamente precise, cioè verificate con l'ufficio, nelle quali si poteva avviare un percorso di uscita da questa situazione. Naturalmente questo significava non perdere né tempo né soldi nel fare eventi mediatici, nel fare operazioni di immagine, significava concentrare tutta l'attenzione su questi problemi, tutta l'attenzione e le migliori risorse anche umane del comune su queste problematiche qua. Allora, questa vicenda ci ha portato a scontri continui, perché io prevedevo continuamente sulla necessità di seguire questa strada, una strada anche lunga. Io dissi anche, guarda Luigi, in una delle conversazioni che facevo a casa sua, disse: guarda Luigi, all'inizio tu devi, secondo me, capire una cosa, e cioè che tu hai grandi ambizioni, perché tu ci facessi di nuovo molto ambizioni. Tu hai grandi ambizioni, ma se dai bene il sindaco di questa che è sicuramente la città più difficile da amministrare d'Italia, che è la capitale del Mezzogiorno, che con sé porta tutto il Mezzogiorno d'Italia, se tu fai bene il sindaco di Italia, se tu svolti, fai cambiare veramente faccia a Fossetta, fanno tra 5 anni, è veramente ambire a tutto quello che vuoi, però ci vuole tempo. Bisogna fare subito, prendere subito le misure molto anche dure, anche antipatiche, di riorganizzazione, cioè, chi non lavora va buttato fuori, chi non si impegna nella società partecipata va rimosso.
La connessione sentimentale non si poteva interrompere. Bisognava invece stare sulla pista del mondo. Bisognava fare, diciamo, una politica dell'effimero, una politica, diciamo, degli eventi. Bisognava continuare a fare una cosa diversa. E quindi lui ha preso quella strada lì. Le vicende che ci hanno portato poi alla cultura sono state tutte dovute a questa diversa visione. Per esempio, la vicenda legata alle organizzazioni alla SIA, una società in gravissime difficoltà economico-finanziarie e amministrativa, ha internalizzato 150 lavoratori, no? Di gambletto, di punto in bianco, senza che io, nell'assessore alla legalità, ne sapessi molto. Ci siamo trovati di fronte a un fatto sul quale credo che ci siano anche, come dire, dei punti interrogativi dal punto di vista della correttezza procedurale, no? Penso saranno sciolti nel corso dei mesi prossimi. E lì ci sono stati grandi conflitti. Ci sono stati grandi conflitti sulla questione dell'America Scala, della ZTL, perché fare le ZTL e chiudere parte della città al traffico, secondo me, è un'ottima idea, ma bisogna farlo in modo serio. Allora, farlo in modo serio, che significa? Significa che se uno vuole chiudere una parte della città al traffico, devi prima mettere le telecamere, organizzare i vari telefoni, secondo, rafforzare il trasporto pubblico in tutto, perché altrimenti sai, non è un'oasi felice tutto il resto della città. Ma questa politica della buona amministrazione, dei tempi, della scansione dei tempi, delle procedure corrette, non è roba, diciamo, da amici del magistrato, non si poteva fare. E allora abbiamo dovuto levare in alcuni giorni anche 200-300 vigili urbani dalla periferia di Napoli per metterli a guardare i parchi della ZTL del mare. Allora, chiaramente, l'assessore alla comunità Magucci ha messo, che ci furono conflitti enormi tra lui, perché è stata quella transazione con me? Perché, guardate, questa è una vicenda, come dire, che a me politicamente non mi ha mai fatto. Perché, indipendentemente, e siccome ci sono questioni delicate, cerco di misurare le parole, indipendentemente da quelli che sono stati gli eventi del passato, no? Gli eventi anche giudiziari che hanno coinvolto Romero, che hanno portato a fatti molto gravi questa città, diciamo. Semplicemente, indipendentemente da tutto questo, semplicemente la Corte dei Conti ha aperto nella seconda metà dell'anno scorso una procedura di ipotesi di danno erariale prodotto da Romero contro il Comune di Napoli per un importo di circa 80 milioni di euro. Legato a che cosa? Al fatto che ci sono dei bilanci del passato, voci di entrata di finti attivi, finti immobili del comune e vendite del patrimonio immobiliare che non si sono mai visti. Dici, com'è che non si sono mai visti? Cioè, questo è un gestore che si chiama la Roma, che è come che il comune non c'ha soldi, in difficoltà e vanta tutti questi crediti. E quindi la Corte dei Conti ha aperto questa procedura. Ora, di fronte a questa cosa, la transazione che abbiamo fatto è una transazione che ignora completamente questa cosa, che si è occupata esclusivamente della posizione debitoria del comune verso la Romea. E quindi questa transazione parte dall'assunto che Romea doveva avere, vado più o meno a memoria, circa 45 milioni più di interessi dal comune, il comune rinunciava a questi interessi e c'era un piano di rinuncio sostanzialmente, per dirlo in parole povere, va bene? Senza che tutta l'altra questione, cioè invece la questione di quelli che potrebbero essere quelli che il comune vanta, venisse minimamente affrontata. Allora proprio questa impostazione io l'ho trovato discutibile, quindi io e anche Mercucci ancora una volta in questa circostanza abbiamo molto discusso, abbiamo molto, diciamo, criticato questo tipo di ipotesi. Dopodiché questa transazione è stata fatta sta portando nelle casse del comune 109 cifre che si leggono sui giornali, perché sui giornali si leggono delle pagine pubblicitarie grandi così, paginate intere, dove si dice la Romeo ha venduto oltre 100 milioni, grande beneficio del comune in Napoli, eccetera. C'è da dire che di questi oltre 100 milioni una parte erano già spesi dal comune, nel senso che erano
di mobili che si era dovuti vendere e superare gli anni passati, quindi in qualche maniera hanno recuperato quello che non avevano venduto prima. E in altra parte si tratta di vendita di ERP, cioè di edilizia residenziale pubblica, che in base alla legge regionale può essere mobili che costano ognuno 15.000-20.000 euro ciascuno, a chi compra, qualcuno 40.000, insomma, queste sono le cifre. Allora, questi immobili devono essere pagati, in base a, possono essere pagati in base a questa legge regionale, a reddito di cultura, in 15, 20 o 25 anni. Cioè, questi immobili cui si parla sono i valori dei contratti, ma in comune questi soldi li vedranno. Li vedranno. Quindi non è che si sia risolto dal mio punto di vista molto questa transazione. Si fa un'operazione, diciamo, dal punto di vista economico-finanziario, quella che ho scritto, dal punto di vista politico ve la lascio, diciamo, valutare a voi. Io, per quello che avevo detto in campagna, non avrei fatto questa operazione. E ci sono stati altri vicende di questo tipo, ci sono stati interventi della Corte dei Conti che mi hanno portato a fare delle linee, la Corte dei Conti ha chiesto chiarezza su alcune cose, abbiamo fatto però nell'ultima battaglia, l'ho fatto a fianco di Bucci, poi a quel punto si è dimesso, diciamo, ma perché si è dimesso. Abbiamo fatto una battaglia per fare una delibera che imponesse una ricognizione straordinaria delle sedi. Il giorno stesso in cui abbiamo provato il bilancio di divisione comune, con alcuni giorni di ritardo, con alcuni mesi di ritardo, perché per fare la transazione ci sono diciamo dei mesi, e per mettere in bilancio gli importi e litigare sugli importi, perché ho litigato tanto sugli importi, no? Perché appunto mi ho fatto mettere giù una piccola parte del bilancio di divisione, perché il resto verranno. Per spiegare che verranno ce n'è uno. Allora, per fare il bilancio di revisione ci abbiamo messo non abbiamo utilizzato di alcuni mesi per fare dovuto alla transazione, ma poi fissata la data ci sono ulteriori ritardi, perché io letteralmente posso, devo dire, con il sostegno dell'assessore Lucci e con il sostegno dei dirigenti più competenti, ho letteralmente imposto la delibera straordinaria di revisione dei residui che sarà fatta al momento prima del progetto. C'è un tipo di rifiuto per il quale bilancio di revisione, la mia figlia, tutto il bilancio che io avevo scritto, va bene, tutti i segni, siamo partiti, se non si approva la prima volta, perché quella è una maniera di entrare in faccia la chiarezza, infatti l'ha fatta, la sta facendo, perché adesso da quella data si esce fuori, sembra che esca poi qualcuno, non l'ha ancora certificato, non sa cosa ha aspettato il decreto del governo, ma sembra che esca fuori un disavanzo dell'ordine di oltre 400 milioni di euro, cioè esce fuori che tutta una cosa, una serie di crediti che il Comune ha assunto, ci sono carte stracce, va bene, sono carte stracce, vanno strappate, non servono, non sono nulla, sono acque, va bene, aria fritta, vanno strappate, va bene, quindi, ma anche lì c'è stato un conflitto per far provare, perché questa cosa che era proprio un'operazione di verità, no? Un'operazione di trasparenza, che è quello che io ho sempre detto per la verità, che è quello che abbiamo detto insieme in campagna elettorale, era una cosa, come dire, che ci stessava dei problemi politici, va bene? E quindi ci sono stati dei ritardi anche nella votazione di questa tipica, che poi è stata approvata, ne ho fatto approvare un'altra che è stata evidentemente la buccia che ha fatto traboccare il vaso, ho fatto approvare un'altra delibera negli ultimi giorni prima di essere licenziato dal sindaco di Francesco, una delibera che bloccava i pagamenti che non fossero, le spese che non fossero indispensabili, cioè qua bisogna spendere solamente per fare le cose che servono veramente all'ente, alla città, e naturalmente capite bene che questo tagliava fuori tutta una serie di spese, feste, vestiti e cose di questo genere che evidentemente non si voleva tagliare fuori. Quindi, come dire, questo è stato un po' il quadro, questo è stato un po' il quadro della, diciamo, della vicenda complessiva. Naturalmente un quadro che possiamo arricchire con tanti altri aspetti, cioè in campagna elettorale avevamo detto delle cose su Bagnoli, avevamo detto delle cose su Bagnoli Futura, avevamo detto delle cose, diciamo, in tema di dismissione anche di società partecipate non utili. Avevamo detto delle cose anche in tema di moralizzazione anche dei redditi. Noi abbiamo attualmente una figura apicale che è il direttore generale del Comune che guadagna una cifra che è di molto superiore ai 200.000 euro. Insomma, il Comune in Napoli ha difficoltà a pagare i lavoratori della Napoli sociale, sono 450, e guadagnano al mese 500.000 euro.
la sensazione evidente della mia amarezza nasce dal fatto che tutte le figure che ho citato per Rossi, ma anche lì, anche appunto la questione Asia, il tentativo di bloccare per l'internalizzazione, il tentativo di riorganizzare la società, metterla in efficienza, e ancora no, anche lì c'è stata l'espulsione di Raffaele Rossi, le dimissioni di Narducci, la via vicenda, tutte queste cose, e infatti vi ho raccontato, ci sarebbero tanti altri da poter raccontare, chiariscono, come dire, il senso che io ho e che molti devo dire hanno, tantissimi hanno, di tradimento, cioè, proprio di tradimento, cioè il tradimento di un'aspettativa, il tradimento di un programma, il tradimento di una speranza, di un impegno. E questo è il fatto più drammatico ed è una cosa che oramai sta travalicando i confini cittadini. No, io sono stato alla festa del Parco di Milano, ho partecipato al dibattito di Parisi, io anche lì ho visto in giornalisti, esponenti autorevoli di quel mondo, diciamo già questi segnali, di una, ma che combina le logistiche, ma che sta combinando? No, perché è chiaro che questa cosa esce dalla città e diventa consapevolezza, diciamo, anche fuori di questa città. L'idea fondamentalmente di aver voluto, diciamo, utilizzare questa esperienza di sindaco di Napoli, purtroppo non nell'interesse della città, ma come da un punto di lancio personale. Questa è la mia convinzione amarissima, convinzione alla persona. Ora, diciamo, venendo qui alla qualità, la situazione è, come dire, gravissima, e quindi di questo bisogna essere consapevoli, perché il comune di Napoli ha, come diciamo, riportava quello che io ho letto di oggi, ha 3 miliardi di residui passivi, di crediti, di debiti. Il comune di Napoli ha oltre 400 milioni di disavanzo, cioè il bilancio mancano 400 milioni, quindi vanno messe con le entrate del comune, vabbè, cioè le entrate che il comune farà dovranno colmare questo disavanzo. Il comune di Napoli ha 4 anni di ritardo nel pagamento dei fornitori, dei soggetti che lavorano con lui, ha un sistema delle società partecipate che ha un indebitamento di 300 miliardi di euro, vabbè, presso le banche. Quindi in questa situazione l'alternativa dopo questo decreto di luglio è semplicemente la dissesto. E questa procedura di dissesto è configurata dal decreto salvo comune. Allora bisogna avere chiaro, ora voglio entrare in tecnici, poi se noi lo facciamo, che entrambe le cose sono delle scelte, perché entrambe le cose significano innanzitutto un commissariamento. E questo francamente, io sono, come dire, un cittadino che ama la propria città e non voglio la propria città, infatti questa nostra comunità deve essere commissariata a me. Quindi il commissariamento. Seconda cosa, vuol dire che le norme ci obbligheranno a colmare questo disavanzo che si è creato attraverso aumenti delle tasse, quindi aumenterà la tassa, probabilmente lì, aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, cioè le mezze scolastiche, i servizi ferroviari, i servizi di trasporto di sangue. E per colmare questo disavanzo non ci saranno ancora meno soldi quanti non ce ne siano oggi per far fare le cose, per la cura del verde, per la cura dell'ambiente. Quindi, come dire, la situazione in cui noi ci troviamo è una situazione drammatica, perché noi pagheremo letteralmente le conseguenze di questa situazione. E a me questa cosa fa una rabbia tremenda, perché io vedo i responsabili di questa cosa, naturalmente ventennio, bassoniano e dominiano, che chiaramente la catastrofe è stata creata proprio su questo, non c'è dubbio, però non è che non dobbiamo fare confusione, è evidente questo. Anche dalle politiche governative, perché le politiche dei tagli, non solamente quelle di anni, quelle precedenti, hanno messo in ginocchio la finanza degli enti locali. Oggi in quest'estate è andato in dissesto Alessandria, è andato in dissesto Caserta, ci sono tanti comuni che sono in grave difficoltà, certo Napoli e i più grandi comuni che si trovano in questa situazione, ma ci sono molti comuni che sono in questa situazione. Ma purtroppo le responsabilità sono anche queste, perché un anno e mezzo fa c'era la possibilità di fare subito, immediatamente, delle cose, e non si sono fatte, si è perso un anno e mezzo, con una difficoltà che adesso è enorme, perché adesso vado a spiegare, questo lo farà, sarà come il sindaco, vado a spiegare che, come
dire, è tutta colpa degli altri, è passato un anno e mezzo, c'è stato chi era detto e gli era scritto che bisognava fare certe cose in tutti i modi, quindi si è messo, diciamo, in un vicolo cieco, quasi fatto, si è messo in un vicolo cieco e ci ha messo, diciamo così, è stata come dire, anziché essere la soluzione, la svolta, purtroppo ci ha portati fino a dentro la capassa. E allora è chiaro che di fronte a questo scenario, no? Di fronte a questo scenario, il mio punto di vista è che bisogna innanzitutto conoscere questo scenario, capirlo il problema, e poi spesso i temi che a me sono più cari, che sono quelli economici, quelli dei bilanci, quelli dell'organizzazione delle società, sono magari difficili da comunicare ai cittadini, ma sono dei problemi veri, no? Sono dei problemi, sono quelli a cui vedi tutto il resto, c'hai le finanze in un mondo che non vanno a posto, se tu c'hai una macchina comunale che non è organizzata, se tu sai che le società partecipate che sprecano denaro, la conclusione è che la città funziona come noi vediamo. Allora bisogna assumere consapevolezza di queste cose e riflettere, lavorare con chi ci sta per fare informazione, dei conti di informazione, per spiegare come stanno le cose, per costruire qualche cosa di diverso, perché evidentemente questa non è certo la strada, non è questa la soluzione dei problemi della città. Quindi conoscevi i problemi della città.
facciamo anche tu, sì, se vuole, vediamo. Hai semplificato molto e quindi poi in pratica hai portato quello che era già nella nostra conoscenza, perché chiaramente ci sono degli aspetti tecnici che non siamo utilizzati e quindi non ne siamo a conoscenza. Però mi resta un dubbio, forse molto ingenuo, quando hai detto della sorpresa e della delusione, che io ritengo che quando con De Magistris sei andato in giro a fare la prima parte della propaganda per cercare le adesioni, così come anche viste da lui, l'avete fatto con gli altri portatori di interesse. E quindi a quei tavoli io credo che Luigi, lo dico anche a sé, Luigi sia stato abbastanza esplicito. Io non credo alla favola che solo il dissenso di questa disgraziata città ha portato con 0,5 il sindaco a vincere le elezioni. Quindi chi era la sua? Sapeva bene i fatti che stava facendo. Mi chiedo, e forse mi conosco un po' la domanda, dove eri in quella fase? Un'altra domanda da parte di Francesco Santoiano. Allora io avrei tantissime domande da fare, in parte anticipate da Paolo, che cosa hai detto fino a un attimo prima di essere cacciato dalla giunta, perché io mi ricordo, uno, la conferenza stampa a fianco dei magistrati fatta a gennaio, in cui si dichiarava che la situazione non era così drammatica dal punto di vista del bilancio, ma c'era addirittura un tesoretto, se qualcuno si ricorda senza la legge repubblica, eccetera. Due, mi ricordo un documento che prevedeva veramente lacrime e sangue per i dipendenti comunali, di cui era estensore ed Alfonso negò l'esistenza di questo documento, quando addirittura Repubblica, che aveva dichiarato questo documento, disse adesso tiriamo fuori i fax e dichiariamo questa cosa, nero su bianco. Io mi ricordo un'altra affermazione che io non condivido affatto. La Corte dei Conti a febbraio aveva segnalato al Comune gravissimi problemi quanto riguarda i crediti in Egitto. Solo a luglio è uscita fuori la cosa. Chi aveva la responsabilità? Era sempre l'assessorato al bilancio. Non è vero che è stata fatta assunzione allegre alla FIA, c'era una sentenza della magistratura che obbligava a fare l'assunzione. Non è vero che Romeo è stato un imbroglio. Cioè io ritengo che De Magistris, una persona megalomane, decide lui, ma la ritengo una persona sostanzialmente onesta e sostanzialmente capace. Faccio questa dichiarazione perché concludo. Non sono assolutamente d'accordo con l'andazzo generale secondo la quale la crisi dipende dalla casta. Non credo che il Comune di Napoli sia ridotto come si è ridotto perché c'è stata una giunta di là. Tutti i comuni d'Italia stanno con le lacrime e sangue e noi non usciamo fuori se candidiamo capolista Realfonso alle prossime elezioni come candidato del Movimento 5 Stelle e non sviluppiamo invece al nostro interno quelle professionalità, quelle energie, quell'entusiasmo di persone, non certo io, che hanno sacrificato la loro vita nell'impegno giorno per giorno e che credo abbiano tutto il diritto di essere rappresentati in Parlamento. Ho finito. Allora, far partecipare tutti. Oh,
risolvere il problema. Allora il problema è che, diciamo, se qualcuno vuole fare degli accordi elettorali promettendo delle cose, alzi, lo ipotizzo, al signor X, al potente X, ma al potente X, certamente non viene a dire a me, perché chi li conosce, diciamo, sa che se uno mi chiede una cosa che non è proprio una cosa che uno può dire anche in questo contesto pubblico così come siamo, io prendo a calci. Quindi questa cosa. Per cui il dovere, se qualcuno ha fatto degli accordi sotto banco per ottenere dei guadagni elettorali, io questo non lo so. Bene, se questo è stato fatto, certamente non c'è così, certamente non lo veniva a dire, questo è poco, ma sì. Io rappresento, diciamo, la faccia pulita di tutte le cose che faccio così, nel senso che non mi ci metto se non lo so. Per quanto riguarda l'altra domanda, non ho capito tutto, ho capito la posizione sui registi disonesti, ma io non ho detto che è disonesto, no, non mi sono, non ho, non ho, non direi mai una cosa di questo genere, non ho detto questo, ho fatto un discorso di carattere politico, che è una cosa diversa dal dire una persona disonesta, non l'ho detto e non lo direi mai. Ho fatto un discorso di carattere politico, parlando di un obiettivo politico, di un programma politico sull'utilizzare, diciamo, sul disporsi ad utilizzare un impegno politico non più per i figli che si erano dichiarati, ma per finalità, diciamo, di carriera politica, ma questa non è decisione di Stato, non è decisione di Stato. Se noi usiamo, diciamo, il codice delle leggi, poi quello declina la decisione di Stato in base alla nostra filosofia di vita, ma non c'è adesso. E quello che, diciamo, il vocabolario della lingua italiana, decisione di Stato significa una cosa che io non ho detto. Sulla SIA ci sarebbe un po' da, diciamo, da discutere, credo che lo stia facendo la magistratura, poi vediamo cosa ne penserà. La mia opinione è che c'erano delle perplessità, diciamo, su alcune operazioni e le mie documenti scritti su questo non hanno avuto risposta, sono rimasti senza risposta. Quindi sono alcuni documenti che io ho prodotto però non hanno ottenuto risposta. Sulla correttezza e sulla regolarità, di quell'operazione, diciamo, non sta a me pronunciarmi, va bene? Dal punto di vista politico, certamente io ho molto criticato tutta quell'operazione, anche perché la politica finanziaria, anche perché è stata fatta senza che si avesse un straccio di prova che migliorasse il numero della SIA, che riducesse i costi della raccolta dei rifiuti, eccetera, e poi aggiungere altre cose. Quindi per queste ragioni invece le mie, e non solo mie, ci sono tutte su questa vicenda. Poi non ho capito la domanda sulla Corte dei Conti, per la verità non c'è quella che è il tesoretto. Sì, allora il tesoretto è, che cos'è il tesoretto? Era, e qui un aspetto un po' più tecnico. Oddio, allora, tecnico non possiamo risolvere in pochi minuti. Allora, io ti intendo. Delle
delle imprese che non venivano pagate, fu, diciamo così, in parte, in piccola parte, soddisfatta da questa situazione che si creava. È un caso, diciamo, di una procedura di risposta alla norma che dava forma sul patto di salute.
che lo avevo scritto questo, a giugno, subito a giugno, è stata alla fine fatta la scusa ed è stata fatta per giunta con un livello delle, diciamo, delle, della, della tassa che è zero per chi va in un albergo a 2 stelle, 1 euro per chi va in un albergo a 2 stelle e così via, 2 euro a 1 stella, eccetera, eccetera, che deve avere un comune molto basso, di euro grosso, inserirla prima ed inserirla solo sul livello medio italiano. Questo significava che il comune avrebbe già incassato per 2 euro questa tassa e avrebbe un punto anche a un punto di progetto privato. Poi ci sono misure in quanto società partecipata, per esempio avevo proposto anche la vendita di una società partecipata. Il comune ha una società partecipata che si chiama Stor. La società partecipata che si chiama Stor ha ancora oggi il direttore generale che ha diritto, che è stato l'assessore della città di Napoli negli anni di avvento del Sacco. Allora, quella società di formazione, perché il comune ha una società di formazione? Perché il comune ha una società? E a che serve? Cioè, noi non dobbiamo investire tutto sulle società che fanno la raccolta di rifiuti, il trasporto pubblico, perché ci serve? Allora, quella è una cosa che avevo proposto esattamente, la dismissione di Stoa, non si è ancora dismessa Stoa. Avevo proposto anche delle quote di proprietà di Cesare, come ha fatto anche Milano, Milano ha di proprietà dell'aeroporto, se la società che gestisce l'aeroporto Milano, Milano non pensa, ha venduto dei quote di proprietà di una società. Io avevo proposto, non si sono fatte queste cose. Avevo fatto questo documento sulla riorganizzazione della macchina comunale, che prevedeva tutta una serie di cose, che prevedeva la flessibilità del lavoro, che prevedeva, e voi vi posso dare, ma c'è online, come così come tutte queste altre carte, che prevedeva l'ampliamento dei servizi scolastici comunali, che cambiamo orario, questo è sul mio blog, possiamo anche, se avete un abbastanza significativo, con un guadagno di circa 500.000 euro nei mesi scorsi.
pubblici, perché hanno indicato queste cose, spesso a massimo, magari così pubblici. Però esistono ancora ingenti importi per i quali che potrebbero determinare situazioni di grave difficoltà, Sono gli uffici, c'è un ufficio proprio che fa questo, sono alcuni, c'è un ufficio che si chiama Finanza e Modalità, che segue questi ragazzi, che si chiama Finanza e Modalità, non la Parlamento e rispetto.
Sapete benissimo che questa giunta avrebbe trovato il disastro di 20 anni, è vero o no? Quindi io penso, da persona diciamo con un certo equilibrio, avresti dovuto dire, mi devo alzare anche io le maniche e dovrò cercare di apparare tutti i problemi che troveremo, perché io essendo professore in economia dovrò fare un ulteriore sforzo sovrumano per mettere le cose a posto. Poi esci perché non ti si dà la possibilità di affermare i tuoi principi, ma queste, scusami, sono beghe tra te e De Magistris. Certamente non puoi debellare una giunta intera che si sta facendo il mazzo così perché non hanno soldi e ci stanno provando, ma io non voglio entrare nel merito di questi tipi. Perché non hai pensato prima di entrare in giunta che c'erano problemi di 20 anni precedenti? Questa è la mia domanda. Perché sei entrato in giunta? Lui è marito dell'assessore Comacini, appunto
abbiamo in questa regione, abbiamo avuto modo di incontrarci in passato. La domanda, io per la realtà penso di aver già risposto alla domanda che mi hai posto, perché tu dicevi se lo sapevi perché l'hai fatto, e lo sapevo perché io lo sapevo, ritenevo e ritengo di avere le soluzioni, e c'è stato un signore che si chiama Luigi che mi ha detto, io pure penso che poi ragione, penso che sia proprio come dicevo, le cause sono d'accordo, le conclusioni, io sono uno che non capisce tanto ma mi convince molto quello che tu dici, facciamolo. E siccome questo signore non mi aveva convinto, non è che aveva convinto me, ha preso il conto di quanti lavori da tante, no? Quindi aveva convinto tantissimo. Allora, ci ha creduto, non solo ci ho creduto, come vi ho detto prima, io l'ho proprio visto, cioè, l'ho proprio aiutato, ho detto come funzionavano le cose, quindi mi sentivo molto sicuro, perché io ricevevo delle telefonate in cui mi si chiedevano cose, diciamo, l'ABC, non so se mi spiego, in campagna elettorale, prima di qualche trasmissione, ma che devo dire su questo, non so se mi spiego. Quindi, come dire, per me era una certezza. Quindi io ci sono messo perché ho creduto che potesse essere una rivincita della città, dal mio punto di vista non è così. Per questo conoscere il mio contesto, però questo tempo che poi ho dato il mio pubblico, la questione della economia italiana, la mia materia, che era una cosa, quindi con grande piacere sono disponibile a fare lezioni e discussioni. Quanti dipendenti c'è? Il comune circa 20.000, se si intende, il comune le società partecipate, perché sono circa 11.000 della macchina comunale e circa 2.000 delle società partecipate al comune. Alcune sono al 100% del comune, come per esempio l'AI, come per esempio la SIA, altre sono parte del comune, in parte di altre, come per esempio la nostra comunale e altre, diciamo, quindi con Bagnoli. Quindi come si è detto, sono circa 20.000. Sodano, non ho proprio per niente, penso che tu abbia cambiato l'acqua, che abbia preso molto, perché credo che l'influenza, diciamo, una delle ragioni per le quali diciamo, il sindaco poi ha preso una strada è perché si è fidato sempre a alcuni mediati. Evidentemente le mie sirene, le mie parole, ma non solo le mie, anche quelle che conosci, devo dire, anche quelli di, diciamo, una serie di altri assessori che poi magari sono presenti comunque nella giunta dei processi e che poi magari, come dire, lavorano assiduamente sul loro stretto terreno e preferiscono non fare ragionamenti generali, non invadere il campo, diciamo. Però, come dire, alcuni di noi ti parlavamo di rompersi la schiena sul lavoro, fare questi anni popolari, criticare se è necessario il partito o il sindacato, non dare ascolto a certi poteri forti, dicevamo questo. E c'erano altre sirene, secondo me alcuni diciamo, dei cantori era proprio il vice sindaco, che invece gli indicava la strada che era quella vecchia, va bene, quella della vecchia. Secondo me questo canto della vecchia politica è molto affascinante. Noi abbiamo parlato prima di 400 milioni di disavanzo e di 400 milioni di residui che praticamente in carta straccia. E come si tratta di una cifra enorme che sarà anche la vita di un milione di voti nei prossimi tempi, giusto una quantità, cioè una specificazione di questi 400 milioni che praticamente sono quelli riferiti a che tipo di entrata. Sembra che ci sia un segno di dato del quale non potremmo
dobbiamo assecondare, accettare come dato cioè, la politica, e questa nazionale europea non dobbiamo tenere a questo. Per cui diciamo, anche le misure di cui vi accennavo, voglio dire che sono tutte le sia le misure che provvedimenti da noi auspicati, ma per gli interessi di chi? Quando nella fattispecie si dice noi dobbiamo incassare, ma questo non è soltanto sarà in tutto questo paese, dobbiamo incassare di meno di quello che dovremmo spendere. La nostra prospettiva sarà quella di un disastro. Quindi prima di tutto trovare soluzioni tecniche, bisogna prima di trovare qualsiasi soluzione tecnica, bisogna fare delle affermazioni politiche. Noi, anche se non sempre, come ci vogliamo di trovare questa cosa? Come di nuovo rispetto a questa cosa? Perché il tuo passato sì, molti. Perché è chiaro, qual è il passaggio che vi vorrei far capire, scusatemi se forse un po' più
diciamo, posso dire abbastanza nota, e ho diciamo, partecipato a dibattiti anche con quello, eccetera, di questi scolari. La cosa più interessante che consiglio di guardare, se mi permettete di usare questa espressione, interessante una cosa che riguarda la cosa che ho fatto io, è la lettera degli economisti, si chiama così lettera degli economisti contro le politiche di austerità in Europa, di critica il quadro dell'Unione Europea, l'euro, il sistema di massa, è una critica molto dura, abbiamo avuto un grande successo, abbiamo firmato di centinaia di economisti, questa è una cosa che conosco io insieme a altri tre colleghi, ha fatto il giro del mondo, insomma noi siamo stati presenti a parlare, insomma è una cosa che ha avuto una certa ragione. Però, qual è il problema? Però questo, quando uno fa il sindaco, fa il sindaco è diventato uno Stato, non ci sono delle leggi. Quindi la politica del governo comune noi la possiamo contestare, la possiamo criticare come anche della democrazia, no? Ma se facciamo sindaci dobbiamo tenerci dentro il quadro delle regole, se no facciamo i funzionari, facciamo. Perché ero un freddo.